Decisamente fa la intro al video, Devo fa? va. La intro al video. Mica che mi sta riprendendo in pigiama? Sì. Eh no, sei proprio E beh, scoperto. da Roma, oh. È da Roma, sì, ma Facci un per... Forza Roma. Fatti Dai, che devo fare? cambiare, riuscì. Guarda, se metti questa ti uccido. 10 anni dopo. Salve! A grande richiesta e grande ritorno. Dead of the Matteo Fire 96. La intro è questa. Stiamo per girare il video che risponderà precisamente e in modo indefesso alle vostre domande. Le vostre domande più esilaranti, più strane, più stravaganti, più imprevedibili, il qui presente Matteo Fire, di qua, di là, risponderà a tutti i vostri dubbi. Come mai è scomparso? Chi l'ha visto? Dove è stato? Dove è andato? Lo scoprirete solo rimanendo qua sul canale. Lasciate un mi piace, un pollicione in su, perché questo è l'inizio del grande ritorno. Matteo Fire, come back. Che era sto rumore? E adesso vai con la sigla! Allora ragazzi, ben ritrovati, ben ritornati, bentornati. Io ti dico bentornato. Bentornato Matteo, sono ben 3 settimane che non pubblichi video. Complimenti, complimentoni Matteo. Allora, innanzitutto mi scuso con tutti quanti voi che vi siete tipo lamentati che non caricavo video. 35 milioni di persone che si lamentavano. Mi dispiace tantissimo, però ho avuto problemi con la scuola, con lo sport. È un po' tutto contro di me. Poi anche un po' la voglia, un po' per il fatto che vi racconterò dopo durante le domande. Diciamo, è passato un pochino la voglia di fare i video per questo periodo, ma ora abbiamo iniziato, quindi ciao a tutti. Per chi non mi conosce, sono Matteo Fire. È tipo 3 settimane che non carico video, però non credo vi siate dimenticati di me. Vi siate dimenticati di me. Comunque sono tornato, sono qui, quindi sono qui per rispondere alle vostre domande che mi avete scritto su Facebook. Guardate quanto sono professionale. Quindi iniziamo subito con la prima domanda. La prima domanda ce la fa Salvatore. Se Matteo vieni dal futuro per avvisarti che qualcuno vuole ucciderti e poi arriva un secondo Matteo che uccide il primo Matteo e dice che qualcuno vuole ucciderti e viene un terzo Matteo che vuole ucciderti che però dice di non voler ucciderti, al quale Matteo credi? Prossima domanda. La seconda domanda ce la fanno in 1 milione di persone. Nomino solamente i primi due che hanno scritto tipo uno accanto all'altro, quindi mi viene più facile. Allora, l'hanno chiesto Michele, Victor, Giulia e altri milioni di ragazzi che però sono tipo 200 commenti sotto al post che ho fatto su Facebook e quindi non riesco a leggerli tutti adesso. Che mi chiedono, hai una ragazza? Sì, e sulla pagina Facebook sanno tutti quanti che io sono fidanzato, perché la pagina Facebook è bella. Quindi andate in descrizione e mettete mi piace alla pagina Facebook, così potrò rispondere anche alle vostre domande. Va bene ragazzi? Mettete like. Francesco ci chiede perché Matteo fai video a distanza di 1 o più settimane e fai qualche sport. Allora, sport sì, faccio basket, come si può notare da niente. Perché fai video a distanza di più di 1 settimana? Perché appunto era un periodo che avevo problemi con la scuola, ora ho risolto, spero, quindi cercheremo di andare avanti. Devo solamente organizzarmi, ora credo di essermi organizzato abbastanza bene, quindi speriamo di riuscire a continuare, a parte questo ciuffo malefico. Video. Alessandro mi chiede: Matteo, quali sono i tuoi youtuber preferiti oppure quali segui di più? E ti devo dire che non è che seguo tanto YouTube ultimamente perché ho poco tempo, però i pochi video che mi appaiono ancora nella bacheca, perché tipo appare un video su 5000, vedo qualche video di Stepney, di Ciccio, di Dexter. Poi cosa molto importante, io seguo anche molti youtuber piccoli, magari non lo sanno perché io evito di mettere mi piace o di scrivermi o di commentare, però alcuni li seguo, piccolini che mi piacciono. Ed è molto importante seguire youtuber piccolini perché se c'è gente che merita, ancora piccola, ora è molto difficile emergere su YouTube. Quindi credo sia molto importante seguire gli youtuber piccoli anche per migliorare la qualità dei video italiani, che ormai più si sale di iscritti e più si abbassa la qualità.
secondo me. Cosa che io sto sempre cercando di continuare a coltivare è la... che cazzo coltivo la qualità io? Che è una piantagione. Una cosa che io cerco sempre di portare appunto è la qualità nei video. Cerco sempre di tagliare video, di renderli più divertenti, mettere la musica di sottofondo. Perché a molti sembrerà stupido, ma registrare un video 20 minuti e caricarlo non è tanto da youtuber bravi. Perché molti mi hanno scritto: Matteo, mi disiscrivo perché carichi, anche un po' di tempo fa, carichi 3 video a settimana, mentre guarda, punti di puntini, ne carica 3 al giorno, 2 al giorno. Belli mia, che posso pure io mettermi a registrare 10 minuti un video, prendo senza editarlo e lo carico senza intro. Non ci vuole niente, perché alla fine so intrattenere parlando. Però il fatto è che io non riesco a portare un video che non sia ben tagliato, ben editato. Ad esempio, registrare Minecraft 20 minuti e caricarlo così, a caso, io preferisco sinceramente registrare 50 minuti e tagliare tutte quante le parti noiose, lasciare solamente le parti divertenti, in modo che il video diventa di 10, massimo 15 minuti rispetto ai 50 iniziali. Però almeno ogni parte fa ridere, e preferisco rispetto a 20 minuti dove non si sa se fa ridere oppure è noioso. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa pensate voi, se preferite gli youtuber, usare un nuovo studio di lingua, preferite gli youtube o youtube, se preferite gli youtuber che tagliano i video oppure quelli che caricano senza neanche editare e diciamo fanno un video molto più scorrevole, più longevo. Tommaso ci chiede: i tuoi genitori hanno qualcosa da ridire su YouTube? Allora, diciamo che è un po' una situazione opposta, perché all'inizio l'anno scorso, quando per andare bene su YouTube, per emergere su YouTube, ho tralasciato un pochino scuola, i miei si sono leggermente incazzati, cioè mi hanno fatto un culo così. Mentre quest'anno, che non vi dico che sto dedicando tanto tempo alla scuola, però non sto neanche tanto tempo al computer, e diciamo che i miei, soprattutto mio padre, sta diciamo cercando di invogliarmi a fare video, appunto perché lui è il fan numero uno. Federica ci chiede: hai una finestra? Sì, c'ho tipo il balcone qua, non so se riesco a farvelo vedere con il riflesso. Ok, si vede, c'è tipo la tenda davanti lì, c'è la tenda, ok, la tenda, e lì c'è tipo la finestra doppia. Nicolò mi chiede: da quanto tempo sei su YouTube e come mai ti è venuta questa passione di far video? Allora, questa è una domanda che rispose tipo al primo Fact You Time che feci nel lontano ottobre 2013. Allora, io ho aperto il canale YouTube, io ho iniziato a fare video su YouTube diciamo intorno, diciamo, data ufficiale primo settembre, ma ho anche caricato video mi pare il 28 agosto, però diciamo ufficiale primo settembre 2013. E la passione mi è venuta guardando appunto altri video. Avevo una grande passione per i videogiochi, avevo l'Xbox, come si nota da qui, non lo faccio dire, ma dal joystick. Avevo l'Xbox e giocavo abbastanza all'isparatutto e a FIFA. Passione bella ma costosa, appunto, perché secondo me per coltivare questa passione bisogna darsi una regolata. Bisogna un pochino gestire se stessi, perché la voglia del gioco è tanta, ma bisogna comunque saper organizzarsi con le altre faccende più importanti della vita, come ad esempio può essere la scuola, gli affetti e altre cose varie, che secondo me sono ormai più importanti del gioco. Ti ragazzi, sto fatto troppo serio? Ragazzi, siamo messi al contrario che la sedia. Allora, questa è una domanda che mi hanno fatto in molti, tra cui Riccardo, è il primo che mi è venuto davanti. Mi chiede: fai un video con la tua ragazza? Ti stimo un casino, bella Matteo, grazie per i complimenti. Il video con la ragazza, Lu, io... la mia disponibilità c'è, quindi lui. Jepsen ci chiede: Matteo, ti piace il latte? Che frutto ti piace? Mi piace il latte caldo, caldo con le gocciole. Freddo non mi piace, mi sa proprio di mucca, capito? Che frutto ti piace? Non la banana. La banana mi fa venire da vomità, non so perché, mi viene tipo... Mi piace la pesca quella morbida. Poi boh, la frutta me la mangio, diciamo. Più a Macedonia, mi piace più a Macedonia la frutta. Lorenzo ci chiede: nel tuo intimo c'è chili? È un dinosauro, raga. È un tipo... si illumina al buio, è bellissimo. Il mio preferito. Rimani qui. Ok.
Siccome questa domanda l'ho fatta durante il periodo del Games Week, in molti mi avete chiesto se ero presente al Games Week e dove e con chi. Allora, io mi scuso per tutti quanti per il Games Week, perché ho sempre detto a tutti quanti che ci sarei andato. E il treno c'era, vi faccio anche vedere il codice tanto ormai. Roma Termini Milano Centrale, Milano Centrale Roma Termini. Le date sono giuste, 24/10, 26/10. Cosa è successo? Che ho avuto dei problemi, non sono più potuto venire a Milano. Avevo già prenotato tutto quanto, i soldi li ho buttati. Bella, Mattia sei un coglione. Quindi mi scuso per tutti quanti, sarei dovuto essere allo stand di Move insieme agli altri. Mi dispiace tantissimo. A proposito di altri, domanda che mi avete fatto un milione di persone è appunto quella sui LEL. Chi non sa cosa sono i LEL, chi sono i LEL? I LEL, sedia. Sedia, me forte, sedia. I LEL sono il gruppo. Sono il mio gruppo, diciamo, erano il mio gruppo. Avete già anticipato, cioè, avete già capito la risposta. Quello formato da Martina, Marcello, Ali e compagnia bella. Che era, diciamo, il gruppetto con cui facevo più spesso video. E a volte, appunto, succede che uno dà tanto, fa tutto e noi riceviamo un cazzo. E a un certo punto si rompe le palle. Ma non sono qui, diciamo, per starmi a lamentare. Comunque, non è successo nulla. Sono ancora in buoni rapporti con loro. Parlo spesso. Ovviamente non più come una volta, perché non sto più a pucciare dal computer come l'anno scorso. Comunque sì, sono uscito dai LEL. Diciamo che non bisogna focalizzarsi sempre con gli stessi, fare amicizia sempre con le stesse persone, ma bisogna anche, secondo me, conoscere altra gente. YouTube è grande, YouTube è vasto, e si può conoscere anche tantissima altra gente. Comunque non sono in cattivi rapporti con loro, anzi con Martina ci parlo tantissimo, con gli altri anche. Famoso scherzo Alice. Ali? Sei su TS tu? Sì. Con gli altri? Sì. Hai saputo che è successo? No, che è successo? Hanno arrestato. Hanno arrestato. Sì. No, aspetta, vieni su TS. No, aspetta, parla, te lo giuro. Vai sulla pagina Facebook. Sì. Perché l'hanno arrestato? No, aspetta, perché l'hanno arrestato? Per spaccio. Per spaccio? No, vai sulla pagina Facebook. Vai anche su. Ma cosa c'è? Ha pubblicato lui la foto pure. Ma va, no, non c'è nulla. Vai, guarda. Non c'è niente sulla pagina. Forse hanno tolto tutto quanto? Non c'è nulla nemmeno su quella. L'ultima cosa che c'è è una screenshot di 3 ore fa. Con chi stai? Ma su TS? Tipo... Eh? Con chi stai su TS? Con tutti. Tutti? Non è un altro TS però. Tutti tutti? Sì. Tutti chi? Tutti io, Dani, Martina, Marci, Guitar, Dade, Tizio, Maranga e Xbox. Vabbè, vaffanculo, ne devo andare al vlog, che cazzarola, eh. No, vaffanculo, fa lo scherzo pure a Martina e a Marci, se magari... Oh, comunque, di a Martina che il telefono sentisse, via bella, eh. Amplifon. Martina, comprati un nuovo telefono. Ecco. Ha messo il silenzioso, sì, è vero. Il vibratore ha messo. Aspetta, ma non arrestano mai quello. Ciao, cuccioli di Matthew Fire. Ciao, cuccioli. Ok raga, quindi per questo video è tutto. Spero di aver risposto a tutte quante le vostre domande. Ce n'erano altre, le camere erano 200. Non potevo fare un milione di video. Quindi spero di avervi fatto divertire un pochino. Se non vi ha fatto divertire, vi dirà la sedia, quindi lasciate un mi piace. Se non lasciate un mi piace, sto rompendo il lampadario. Lasciate un mi piace, altrimenti vi tiro la sedia. Iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace per aggiustare il braccio di Matteo. Quindi a Matteo fare tutto. Io vi saluto e vi lascio un mi piace qui sotto. Un commentino con una prossima domanda da fare nel FAQ Time. Passate alla pagina Facebook e dal mio profilo privato di Facebook. E... Ciao Bedini. Linea allo studio. Oddio raga, sono proprio arto.